Siamo qui, procuratore della Gratteria, e chiediamo a distanza di 30 anni dalle stragi di Via D'Amelio, Capaci, le chiediamo, siamo qua ad affrontare il discorso di quanto si è fatto in questi ultimi 30 anni a livello sociopolitico, quanto è importante un evento di questo tipo? Ma intanto si è fatto tanto, la gente ha preso coscienza, però nell'ultimo anno ho visto un forte rallentamento sul piano delle modifiche normative. Penso che sia stato una brutta ricorrenza questa di essere andati a Palermo a portare lì ai parenti dei morti delle stragi cosa l'improcedibilità, cosa l'ergastolo ostativo. Sono dei messaggi brutti, devastanti, e quindi io mi auguro che ci sia una presa di coscienza e un'inversione di tendenza, perché in questo modo ha voglia farmi poi la domanda: Falcone ha detto che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani finiranno. Se continuiamo così, la mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra. Qua si parlerà oggi degli ultimi 30 anni di cambiamenti a livello sociopolitico, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Ecco, come si immagina invece, come prospetta i prossimi anni, i prossimi 30 anni, i prossimi anni comunque in generale, il procuratore Gratteri? Ma io non l'immagino, io sono una persona che guarda, osserva, legge, studia, e posso solo sognare che la politica prenda coscienza che se le mafie sono forti, se le mafie sono presenti nella pubblica amministrazione e sono presenti nell'economia, a rischio la democrazia e libertà, perché libertà non è parlare o dire oggi io qui quello che penso, libertà è anche la possibilità di fare scelte economiche, e sono parte del territorio nazionale dove le scelte economiche sono condizionate dalla pervasività delle mafie. Che riflessione fa il procuratore Gratteri quando legge o sente che il Times parla della Calabria come il cuore della mafia? Ma questo è sbagliato, questi sono giornalisti che scrivono senza magari essere mai stati in Calabria, sono passati di passaggio per 2-3 ore. E quando si fanno queste affermazioni così generiche, non solo sono devastanti per l'immagine, la credibilità e la ripresa di questa terra che un po' c'è, cioè io non sono così pessimista per la Calabria, perché io ho visto dei passi da gigante nel mondo dell'agricoltura, si sta facendo agricoltura intelligente, con tecnologie, con attrezzature, siamo la terza regione d'Italia per il biologico, c'è grande affluenza di turisti, anche se purtroppo ancora non abbiamo imparato come si fa accoglienza che non sia predatoria, che non sia solo predatoria. Quindi c'è tanto da fare, però io da questo punto di vista, anche sul piano economico, la Calabria non la vedo messa, non dico male, ma in modo, non è in una situazione di irreversibilità, anzi vedo dei segni di ripresa. Ultima, le chiedo, qual è l'obiettivo oggi per questo incontro di oggi? Ma gli incontri servono per raccontare i punti di vista su un certo tema. Oggi sicuramente spazieremo, parleremo di tante cose e vedremo, non so cosa dirò. Intanto buonasera a tutti. Io direi, ciao Antonio, abbiamo Antonio Nicaso, così presentiamo anche tutte le persone che ci sono. Nicola Gratteri lo conoscete, il nostro presidente del segretario della UIL Bombardieri, Pierpaolo Bombardieri, lo conoscete, Salvatore Galluzzo, lo conoscete, siamo tutti qua. Se siamo pronti con il video, iniziamo con questo video, che è un video di molti anni fa, ma che dà un po' il senso della serata. Lo dicono gli investigatori. Io posso dire che sono delle famiglie che operano. E hanno sparato 5 colpi, quindi sono stati dei colpi di pistola alla Saracinesca. Il secondo? E il secondo, dei pallettoni che erano molto grossi. Ti conviene pagare, dici, se no verrai danneggiato o insomma ti faremo del male. Ormai sono tutti ormai preparati, già prima di essere progettati.
Tutti aspettiamo giustizia. Antonio, non ti distrarre, che inizio con te. Inizio con la prima domanda con te, perché c'è la chiusura del video che abbiamo visto, una chiusura che, nonostante il fatto che siano passati 32 anni, è molto forte. Cioè, nel momento in cui un cittadino peraltro di Gerace, dice: tutti aspettiamo giustizia, ma non ci sarà, perché l'Italia è malata dall'alto. Io vorrei che tu, visto che questi 32 anni li hai messi insieme al procuratore, tu li hai messi al microscopio, li hai raccontati, hai scritto libri con lui, vorrei che commentassi da 32 anni a oggi se quell'Italia malata di allora dall'alto continua a essere malata dall'alto come era allora nella percezione del cittadino, o se è cambiato qualcosa. Aspetta un secondo che abbiamo un problema con il volume dell'audio, ora lo alzano e ce lo danno perché ti sentiamo molto lontano. Allora, io la stessa domanda a questo punto la faccio al procuratore, intanto prego la regia di tentare di ripristinare il collegamento audio perché non ti sentiamo proprio. Io ricordo questa trasmissione Samarcanda e ricordo anche l'intervista fatta a Zangara, un'intervista coraggiosissima. Siamo in una stagione all'Ocri in cui si negava anche l'evidenza, voi avete visto il contrasto con l'allora sindaco. Era sostanzialmente l'avvocato delle due famiglie più importanti di 'Ndrangheta e di Lopri, Corti e Cataldo, in primo solo, quindi rappresentante delle istituzioni, era il difensore delle due famiglie di 'Ndrangheta e di Lopri. L'imprenditore era quello che non solo ha dimostrato spina dorsale, coraggio, fierezza, dell'essere uomo, dell'essere cittadino calabrese, non omertoso, una persona tutta d'un pezzo, no? Come erano gli uomini di una volta. E questa è la cosa che più emerge. Poi ovviamente ricordo, eravamo in quegli anni veramente, c'erano 3-4 attentati al giorno e quando c'è stato il periodo poi di recrudescenza della faida tra Corti e Cataldo, ogni sera quando erano le 8 guardavamo l'orologio, ma ancora non ci hanno chiamato, che ogni sera si aspettava la risposta dall'altra parte. Quindi sono stati anni terribili, anni bui di Pulumbei. Poi la situazione è migliorata da questo punto di vista, per due ordini di fattori. Intanto ci sono stati più uomini delle forze dell'ordine, è stata nel frattempo istituita la procura distrettuale, quindi una procura specializzata a fare indagini di mafia, e poi ricordo che io ho fatto l'indagine primavera nel 1998, che ha da lì è iniziato il declino delle famiglie Cataldo e Corti, proprio nel 98, 99 e 2000, quando sono stati arrestati, poi condannati con sentenza definitiva i vertici delle due famiglie. Da allora ho visto una ripresa, ho visto un miglioramento della pubblica amministrazione, anche diciamo del comune di Locri, un miglioramento anche generale in tutta la Locri, che sono state fatte operazioni importanti, indagini importanti. Un po' di persone si sono incoraggiate, cioè lo scoramento di Zangara era dovuto effettivamente alla quasi impotenza, al dato che non si riusciva ad avere risultati concreti, risultati veri, cioè non si riusciva a dimostrare l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, non si riusciva a togliere dalla circolazione, diciamolo in termini brutali, 20-30 capi mafia, 20-30 mafiosi che ti impedivano anche di camminare per le strade di Locri, perché si mettevano in doppia fila perché dovevano parlare, non potevano scendere nemmeno dalla macchina, si bloccava il corso di Locri perché due mafiosi che si incrociavano si fermavano, tu dovevi aspettare dietro che questi finissero di parlare.
andavano ai negozi e non pagavano, andavano a mangiare ai ristoranti e non pagavano. Hanno fatto quello che hanno voluto per anni. Poi è cominciato la polizia, carabinieri, guardie di finanza, e intanto è aumentato il numero delle forze dell'ordine, intanto è aumentata la qualità delle forze dell'ordine. L'opinione pubblica, la gente si è vista incoraggiata e ha incominciato a prendere posizione. Quando ha incominciato a vedere i risultati, perché è inutile che chiediamo coraggio alla gente, che la gente deve denunciare. La gente denuncia se vede che tu sei credibile, altrimenti la gente non denuncia. Infatti io dico sempre ai miei colleghi, se nessuno viene a bussare alla vostra porta la mattina, vuol dire che non siete credibili, vuol dire che non state facendo bene il vostro lavoro. Se nessuno vi cerca, se nessuno dice, siete nel posto sbagliato, andatevene. E quindi noi non dobbiamo solo giudicare le persone, dobbiamo sforzarci e tornare in quel momento storico e capire lo stato di abbandono e di desolazione che era piombata, che era cambiata la Locride. Certo, da un sindaco, comunque sia, siccome non ce l'ha ordinato il medico di quel sindaco, se non hai il coraggio, se non hai il senso delle istituzioni, non ti candidi a sindaco, ma se ti candidi a sindaco non puoi dare di quelle risposte. Legge sulla stampa però. Cosa? Legge sulla stampa, questo è la cosa. Antonio, ci sei di nuovo? Ci sei Antonio? Puoi provare a parlare, no? No, abbiamo proprio dei problemi con l'audio, Antonio. Non riusciamo a sentirti, Antonio. Ora ci riproviamo in qualche modo e... Si parlava dei medici cubani, no? Ora siamo in campagna elettorale, di qui a poco si vota, quindi ogni sillaba che dice l'avversario, ogni frase viene fatta all'esegesi e quindi viene vivisezionata. Però... quando oggi, a voi giornalisti ad esempio, fate questa domanda ai candidati che verranno, insomma no, ma soprattutto ai big, ai nazionali, siccome erano anche 20 anni fa c'erano, anche 10 anni fa c'erano, anche 15 anni fa c'erano, chiedete, ma perché c'è bisogno di fare venire medici oggi da Cuba o dall'Albania se voi avete fatto il numero chiuso 20 anni fa? No, avete sbagliato programmazione, il numero chiuso va bene, però avete sbagliato programmazione. Quindi se voi non avete avuto la capacità di stabilire, voi e i vostri tecnici, voi e i vostri consulenti che avete scelto, di stabilire di quanti medici c'era bisogno in Italia, negli ospedali italiani, vuol dire che non avete saputo amministrare. E oggi vi presentate, avete qui per dirci cosa? Per proporci cosa? Che sistemerete i nostri figli in cambio del voto? Non vi votate a queste persone che vi chiedono, che vi prometteranno che vi sistemeranno i figli, vi stanno prendendo in giro. E quindi se non sono stati in grado di fare programmazione sui medici, che era una cosa quasi matematica, cioè con tutto il rispetto, un geometra era in grado di fare la programmazione, un ragioniere meglio di un geometra era in grado di fare la programmazione. Hanno fallito nella programmazione e quindi ora ci si scandalizza. Sicuramente i medici albanesi saranno tra i migliori al mondo, però io so che quando i ragazzi italiani riescono a superare i corsi d'Italia se ne vanno a Tirana, se ne vanno in Albania, e quindi mo diventano tutti bravi e dall'Albania ce li portiamo in Italia. E allora qualcuno dovrà pagare il conto di questo errore macroscopico, ma nessuno ne parla, non c'è un giornalista che fa sta domanda. Perché non si fanno questo tipo di domande scomode? Che le domande si concordano prima. E se no io non vengo nella trasmissione, io non voglio mai sapere le domande. Quando mi invitano, quando decido di andare, non mi invitano, mi invitano tutte le sere. No, perché gli faccio audience, non per altro, perché allora fatemi dire, io non voglio sapere le domande prima, non voglio, perché devo stare bello tonico, teso, così posso rispondere. Però il problema della sanità è un fatto importante. Poi ovviamente non ne parliamo della Locride, ma la colpa, se noi parliamo della Calabria, non è solo
di chi ha sbagliato nei vari governi che sono succeduti negli ultimi 20 anni, programmazione ad esempio sul numero dei non solo di chi può entrare in medicina, ma anche delle specializzazioni. Il problema è anche della politica regionale calabrese, dove ha consentito per oltre 10 anni, mi riferisco in particolare alla Reggio Calabria, alla Spina Reggio Calabria, mi riferisco in particolare a quella di Cosenza, dove noi ancora non sappiamo quant'è il debito della sanità. Perché? E queste cose non sono un caso, non possono essere un caso, perché più c'è disordine più si può rubare, più c'è disordine è un disordine organizzato, è un disordine programmato e quindi non ci sono aree. Allora qui in questo caso io sarei per lo spoil system, perché il dramma della Calabria sapete qual è? Non è solo l'andrangheta, il dramma della Calabria sono i qua della pubblica amministrazione. Cioè di gente che 20 anni fa è entrato con col diploma della terza media e dopo 15 anni è diventato dirigente. Come? A ogni elezione ha portato un pacchetto di voti, ha portato 1000 voti, quindi ogni volta c'è una promozione. Oggi ci troviamo gente che non sa coniugare i verbi, che non sa scrivere lingua italiana e ha responsabilità di gestione, di budget di milioni di euro che non vengono spesi per incapacità a programmare, incapacità a chiedere, a presentare un progetto. Questo succede. Quindi al dramma dell'andrangheta si somma anche il dramma di pezzi della pubblica amministrazione incapace, ignorante, perché è stata assunta in modo clientelare nel voto di scambio ad ogni elezione. Oggi grazie alla ministra Cartabia che ci ha detto che lo vuole l'Europa, quando i pazzi, quando sento i pazzi, è insopportabile che ogni cosa che si vuole fare ce lo chiede l'Europa. Ma scusa, ma l'Italia fa parte dell'Europa, ma quando fate le direttive europee l'Italia dov'è? L'Italia cos'è? Sulla dell'Europa o ha partecipato alla formazione dell'Europa a Roma quando è stata creata oppure prende solo ordine dell'Europa e ci chiede l'Europa cosa? Il nome della privacy, ma che c'entra? Era una direttiva indirizzata alla Turchia, non all'Italia, l'hanno voluta per passare all'Italia, no? E la riforma sulla privacy è stato questo, che intanto i giornalisti di Cronaca Nera non possono più fare i giornalisti, perché la notizia non c'è più, perché noi arrestiamo 20-30-50 persone e diciamo, facciamo un comunicato stampa di pagine. Sono state arrestate 20 persone per associazione di stampo mafioso nel comune di, punto, questa è la notizia. Quindi l'opinione pubblica, quindi il diritto di cronaca, il diritto di informazione, l'opinione pubblica deve essere informata dove? Perché c'è una legge che impedisce, cioè se io dicessi a lei, a lui i nomi degli arrestati, io incorrerei in un procedimento disciplinare e figurate, non andrebbero a nozze, no? Fare un disciplinare gratuito. E quindi io questo sazio non glielo do, voi guardate così e così, quando mi chiamano i giornalisti, no, professore, non capisce niente, ma per cosa l'avete arrestato? Ah, e allora scusate, ma il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti dove era quando è stata fatta questa legge? I sindacati dei giornalisti dove erano? Non c'è. E allora, e che volete da me? Non avete fatto manco un'ora, voi giornalisti, non avete fatto nemmeno un'ora di sciopero per questa cosa aberrante. Io voglio sapere adesso, quando sarà fatta la graduatoria, perché ogni anno gli stati del mondo si stabilisce la libertà di stampa, la libertà di informazione, voglio vedere, secondo me saremo sotto i 100 nel mondo, proprio per questa norma. E allora, quando era possibile fare
quando era possibile fare le conferenze stampa, io dicevo guardate, cioè io le conferenze stampa le facevo per due motivi. Uno, per gratificare il lavoro duro e serio della polizia giudiziaria e anche i miei ragazzi, i miei sostituti. Due, per dire alla gente guardate, malgrado tutto siamo in grado di fare questo, stanotte abbiamo ottenuto questo risultato importante, ora questo paese è libero, in questo paese di 1500 abitanti abbiamo stato 50 persone, 50 presunti draghettisti, comunque la città è più libera, ora occupate voi cittadini, occupate gli spazi, scendete in piazza, non chiudetevi nei salotti a parlarvi addosso, uscite, prendete posizione, fate un'associazione di volontariato, fate qualcosa, fate qualcosa, la risposta è fatta arrabbiare anche il verde, è stata una schiaffata proprio così. La fotografia davanti agli occhi è come alcuni moniti che tu in caso scrivete da ormai 10-15 anni fossero diventati la realtà. C'è qualcosa che ci sfugge e che ha fatto diventare tutta l'economia il nuovo modo di una super criminalità organizzata per gestire? Che domandona. No, è una domanda che richiederebbe molto tempo di rispondere, cioè sì, l'economia ha cambiato il modo di ragionare, di vestire, di mangiare, e le mafie hanno accompagnato, hanno camminato assieme all'economia. Cosa è successo? È successo che le mafie si sono trasformate, si modificano, si modellano in base alle esigenze del mercato. E non sono quindi strutture statiche ferme, si muovono col mutare sociale, e anche nel mondo dell'economia vediamo dei comportamenti che non hanno spiegazioni certe volte logiche, ma sono il frutto di ad esempio di grandi riciclaggi di denaro, di grandi riciclaggi, non di riciclaggi. Si parlava di Cayman, si parlava di isole. Oggi le mafie non sono in grado di fare riciclaggio sofisticato, le mafie sono in grado di comprare alberghi, ristoranti, pizzerie, in particolare da Roma in su, in Europa, e quindi di gestirli. Tantissimi figli di dranghetisti fanno le scuole dell'Istituto Alberghiero di Stato, diventano bravi cuochi, diventano bravi amministratori, e da Roma in su, in Europa, in altre parti del mondo, gestiscono questi. Però questo non basta per riciclare i milioni e milioni di euro che la 'ndrangheta produce con la vendita della cocaina. E allora c'è il mondo delle professioni, ci sono avvocati, commercialisti, funzionari di banca che si prestano a fare riciclaggio. In genere questo riciclaggio viene fatto nelle piccole banche, non nelle grandi banche, perché le piccole banche, cioè in genere più il potere va in deficienza, più facile controllare. Le grosse banche, le grosse organizzazioni sono quasi irraggiungibili per le mafie, invece le banche a carattere locale sono più facilmente avvicinabili, perché il direttore è del nostro paese, il presidente è il preside della scuola, il medico o l'ingegnere, quindi è più facile fare riciclaggio. Però se noi parliamo di grandi investimenti, noi vediamo che
grado di fare silfi transazioni per milioni di euro nelle banche. Ad esempio, noi siamo riusciti a dimostrare questo. Io porto grandi quantità di denaro in banche dove c'è un paradiso fiscale, sempre per le banche. Cosa faccio poi? Vado a New York, nell'agenzia della stessa banca dove ho depositato i soldi, dove io deposito due valigie di euro e nessuno mi chiede da dove li ho presi quelle valigie. Poi io vado in un'agenzia a New York e dico: io ho depositato 100 milioni di euro in quella banca, ora mi dai un fido e la banca mi dà il fido, e quindi nessuno poi lì all'agenzia di New York mi chiederà quei soldi da dove sono arrivati, perché io li ho già portati nella banca, sono a New York, e poi da New York io li sposto, li posso spostare a Milano, li posso spostare a Francoforte, dove voglio. E quindi è ovvio che questo sfugge alla normativa nazionale. Non siamo in grado come Europa a contrastare questo tipo di mafie, perché sul piano normativo l'Europa non è attrezzata, perché l'Europa, gli stati europei, ad iniziare la Germania, non ha interesse a contrastare il riciclaggio. Non dimentichiamoci che gli stati nel PIL, nel prodotto interno lordo, considerano anche il traffico di cocaina, perché per far quadrare i loro conti. In Europa, solo in Italia c'è il limite del contante. Io in Germania posso andare con due valigie di euro, entrare in una concessionaria di Francoforte, comprarmi una macchina da 80-100 mila euro e me ne torno in Italia con quella macchina. Nessuno mi chiederà quei soldi che li ho presi. C'è solo una direttiva europea che invita gli stati a non consentire transazioni superiori a 10 mila euro. Ma è un invito, non è una direttiva. Quindi ora questa cosa che sta sul riciclaggio non ce lo chiede l'Europa. Allora dicono nessuno si preoccupa. Però ad esempio adesso è successa una cosa nuova, una cosa strana, che io avevo previsto 20 anni fa, non che io prevedo il futuro perché non sono bravo, se no giochiamo la schedina. Ma 20 anni fa, io già 20 anni fa, 25 anni fa, frequentavo Amsterdam, Rotterdam, Anversa, Francoforte, tutte le più grandi città d'Europa dove inseguiamo l'andrangheta, ci sono stato, come anche in Sud America, Centro America e Nord America. A Rotterdam dico all'allora procuratore, dico: guarda che qui c'è l'andrangheta, voi non siete attrezzati sul piano normativo, voi fra pochi anni avete problemi. E questo è negare a negare. Un mese e mezzo fa, vengono in Italia due ministri degli olandesi, il ministro della giustizia e il ministro della sicurezza, e chiedono di incontrarmi. Io vado ad incontrare la Commissione parlamentare antimafia. Questi due ministri, con una ventina di persone al seguito, erano terrorizzati perché in un anno gli hanno ucciso un avvocato, un testimone di giustizia e un giornalista. E mi hanno detto: noi per 20 giorni non capivamo niente. Ora noi vogliamo copiare il sistema antimafia italiano. Abbiamo già stanziato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri. In Italia manca una stanzetta, sono stata stanziata in questo anno, nemmeno nel PNRR è previsto la costruzione di nuove carceri in Italia. Però ci piace, siccome siamo masochisti, ci piace essere bacchettati dall'Europa che ci multa per il sovraffollamento delle carceri. Allora, gli olandesi si stanno attrezzando, perché adesso in Olanda ci sono tre mafie. C'è l'andrangheta, c'è la mafia con due F, e sarebbe la terza generazione di nordafricani che sono ferocissimi, e la mafia albanese.
Quindi noi in questo momento abbiamo in Ruanda 3 banche, perché i docenti da 20 anni che non sono attrezzati, non hanno voluto fare nulla in nome dei soldi, del business, dell'affare. Per questo lasciano il sistema a maglie larghe, per non scoraggiare gli investitori, per fare speculazione. Panorama, insomma, di quelli che ti riempiono il cuore di gioia. Pazzesco, io, voi però, sapete che io racconto quello che vedo, no, no, ma non posso diventare sto zio. Nel momento in cui lui parlava, era esattamente quello che scorreva davanti agli occhi, per questo ti ho fatto la domanda. Cioè, c'è stata un'involuzione del sistema, e come avevi già scritto, già detto prima e scritto dopo, era un'involuzione che si stava spargendo a macchia e così sta diventando, quindi era evidente già dalla lettura dei tuoi libri. Io un errore nella catena di comando da parte delle forze dell'ordine, e poi ricordatevi che sono importanti e fondamentali i messaggi, sono fondamentali i messaggi, quello che è passato. Quello che ha toccato con un dito, che ha devastato la sede della CGIL, nel loro mondo è diventato un eroe, è diventato un personaggio, è diventato un idolo. E allora quegli idoli, quei personaggi devono avere, sta in galera, ma l'opinione pubblica deve vedere l'indignazione, deve vedere la posizione, non un sindacato che subisce, deve reagire il sindacato, non deve subire. Ripeto, per me, poi passiamo ad un altro argomento, sennò, per me è fondamentale che certe, noi viviamo di simboli, viviamo di azioni, viviamo di reazioni, certe cose devono rimarcare, perché sennò poi passano un marco fresco e alla prossima occasione si farà di più e peggio. Per tornare a chiudere sul tema, parlando di diritti negati, quali sono le libertà a cui sembra che abbiamo abdicato, e come potremmo fare, che cosa dobbiamo fare per cercare di recuperare quelle libertà, recuperare i nostri diritti e avviarci verso qualcosa di un po' più simile a quello che è stato, stato con le S maiuscole? Purtroppo è un momento molto difficile, cioè tu hai posto una domanda e parli di cose che oggi nell'animo delle persone non c'è, cioè le persone sono oggi tendenzialmente rassegnate, oggi sono tendenzialmente sfiduciate, infatti se il 43% delle persone andrà a votare vorrà dire un qualcosa, vuol dire che non crede più in questo sistema. E quindi io penso che la gente si aspetti ben poco, pensa, sogna di poter lavorare, di poter avere un posto di lavoro e di riuscire a far sì che lo stipendio non basti. Purtroppo siamo in una fase in cui ci aspetteranno dei mesi terribili nell'autunno sul piano economico, sul piano della programmazione, bisognerà avere nervi d'acciaio. Da questo punto di vista è tutto da ricostruire sul piano mentale, sul piano psicologico, soprattutto costruire una nuova mentalità nei giovani, spiegargli che la loro l'unica arma di salvezza è solo quella di studiare, ma studiare non per essere, per arrivare alla sufficienza, studiare per essere delle eccellenze, perché ormai il mercato del lavoro, Bombardieri ci può insegnare, ci dice, il mercato del lavoro non assorbe più, assorbe poco, e allora per entrare nel mondo del lavoro deve essere un'eccellenza, altrimenti non arrivi. E quindi ai ragazzi cosa dico? Studiate, mi auguro che abbiate la fortuna di trovare un insegnante che conosca la lingua italiana e vi possa insegnare la grammatica italiana, e mi auguro che abbiate dei genitori che vanno magari una volta in meno dal parrucchiere e dedicano un po' più di tempo a voi,
mi auguro che abbiate dei genitori che per comprarvi, per comprare 20 secondi della vostra attenzione, non vi comprino le scarpe a 300 euro che non possono permettersi, ma vi dedicano un po' di tempo a confrontarsi e a parlare con voi. Questo penso che possa essere il punto di partenza. E per quanto riguarda a chi ci amministra, che cosa devo dire? In questi anni abbiamo perso le eccellenze, abbiamo perso quasi il Made in Italy, abbiamo perso la Ducati, abbiamo perso la Lamborghini, abbiamo perso la Pirelli, abbiamo perso Valentino, le griffe di moda non sono più italiane. Sapete cosa ci è rimasto? Ci è rimasto il gusto. Ma perché quando parlo io tira più vento e quando parlo io? Allora, c'è rimasto il gusto. Il gusto cos'è? È la capacità che un italiano povero va a vestirsi in una bancarella, però ha il gusto di saper abbinare i colori. E a me capita di girare il mondo, io vado a New York, vado a Washington, nei posti importanti, e vedo delle persone importanti che non sanno vestire, che vestono male, e sono ricchissimi, non ricchi, perché non hanno gusto, perché il gusto è il risultato di secoli di cultura. Allora noi possiamo partire solo dal Made in Italy. Il Made in Italy è il gusto, la capacità dell'artigianato italiano, la capacità degli italiani di saper fare le cose che in nessun'altra parte del mondo sanno fare. Allora partiamo da lì. Tutte le macchine che tu vedi belle nel mondo sono disegnate o da un italiano o da stranieri che sono stati 10 anni al Politecnico di Torino o di Milano. Perché prima non sapevano disegnare le macchine più belle del mondo sono italiane. Se vedi una macchina straniera vuol dire che l'ha disegnato un italiano. E questo non è solo tecnologia, non è ingegneria, è il gusto. Quindi questo è un dato, è un qualcosa che gli altri non hanno, nel mondo non c'è. Io, ripeto, ho girato tutti i paesi del mondo, non c'è e si mangia male, benissimo, anche in posti eleganti. In Italia, dalla Valle d'Aosta a Siracusa, non c'è una regione dove si mangia male. Quindi il saper cucinare è il risultato di secoli di cultura, di secoli di civiltà. E allora perché non partiamo da qui? Perché non partiamo da qui per ricostruire un'Italia? Partiamo dall'istruzione dei ragazzi e nel frattempo noi adulti, intanto smettiamola di dire, quando andiamo a parlare agli adulti, dire in modo ipocrita il futuro è di voi giovani. Perché la cosa più ipocrita che si possa dire, perché il futuro non è dei giovani, il futuro è di un novantenne, è anche di un novantenne, che dove ci sono due negozi, uno è un negozio dell'Andrangheta, un negozio di un imprenditore normale. Il novantenne, se va a comprare il latte dal negoziante andranghetista perché costa 10 centesimi in meno, fa una scelta e contribuisce per lo 0,001% al futuro della nazione, quindi il futuro è di tutti i viventi. Quindi è inutile che noi adulti colpevoli che stiamo consegnando il mondo ai nostri figli peggio di come l'abbiamo ricevuto dai nostri genitori, quindi noi abbiamo grandissime responsabilità, la mia generazione, allora la dobbiamo finire, dobbiamo incominciare a prendere posizione, ognuno per la nostra parte, fare ognuno la nostra parte, perché non la facciamo la nostra parte. Noi siamo bravi solo a lamentarci degli altri, a guardare la pagliuzza negli occhi degli altri, ma noi non facciamo bene la nostra parte, perché noi cerchiamo sempre la scorciatoia, perché pensiamo che la scorciatoia ci renda la vita più facile e otteniamo risultati senza fare sacrifici, e quindi in questo modo non cambieremo. Allora noi avremo bisogno non solo di esempi, ma soprattutto avremo bisogno di regole, avremo bisogno di regole che ci impongono, visto che siamo diseducati e scostumati, che ci impongono certi comportamenti.
comportamenti, perché se non c'è una sanzione, e se non c'è una sanzione non cambieremo mai, non raddrizzeremo mai la barra. Quindi per poter cambiare abbiamo bisogno di sistemi normativi diversi rispetto a questi attuali, ma chi li scrive? Ma chi li vota? Chi li vota? Sinora la storia ci ha spiegato che il potere non vuole essere controllato. Al potere non interessa se tu sei di destra o di sinistra. Toglietele dalla testa. Siamo noi che discutiamo di destra e di sinistra. Il potere, cioè quello che decide il nostro destino, al potere interessa che ci sia qualcuno che possa garantire per te. Al potere non interessa se tu sei di destra o di sinistra, al potere interessa che qualcuno ci sia sopra la tua testa e possa comandare, possa controllarti. Questo grande manovratore del procuratore, è difficile chiudere, però mi piace molto, tra le tante suggestioni mi è piaciuta molto quella del gusto. La sintesi perfetta di quella dell'italianità, della nostra cultura.